Sono il dottor Luigi Montano, urologo dell'ASL Salerno e coordinatore del progetto di ricerca EcoFood Fertility, che è un progetto che valuta appunto i primi segni di danno alla salute da impatto ambientale ma anche da cattivi stili di vita. È un progetto che stiamo portando avanti da tempo nelle zone più esposte del nostro paese e anche all'estero e fondamentalmente considera la fertilità e in particolare il liquido seminale come un biomarcatore, un indicatore estremamente precoce e predittivo di salute generale. Abbiamo ormai studi molto avanzati, pubblicazioni e presentazioni a congressi nazionali e internazionali, ma al di là dunque della valutazione della qualità del liquido seminale, che purtroppo quel che vediamo in particolare in giovani di varie aree del nostro quindi paese, non solo come dicevo, dobbiamo quindi registrare che c'è un calo importante, progressivo della qualità spermatica. Fra l'altro gli studi epidemiologici che ormai stanno, diciamo così, diffondendosi nella letteratura scientifica indicano che effettivamente c'è una crisi riproduttiva ingravescente, costante, che potrebbe portarci, diciamo, nei prossimi 40-50 anni ad avere dei seri, diciamo così, problemi di riproduzione e quindi sopravvivenza anche della specie umana. C'è il lato, diciamo così, però positivo che in qualche maniera è possibile modulare, modificare, ridurre l'impatto quindi ambientale sulla salute umana. La prima cosa da fare è accelerare nella ecoriconversione del pianeta, quindi interrompere il tasso di inquinamento e nel frattempo, ma questo dipende ovviamente da politiche, diciamo così, generali, che sono a mio giudizio molto quindi in ritardo, però dal punto di vista individuale, ecco, noi possiamo in qualche modo difenderci, modificando ovviamente i nostri stili di vita e soprattutto alimentandoci con alimenti funzionali, alimenti che peraltro fanno parte della nostra dieta, la dieta mediterranea. Una dieta mediterranea ovviamente con prodotti sostenibili, con prodotti biologici, che in qualche modo hanno una capacità di modulare gli effetti degli inquinanti per la grande quantità di fitonutrienti che hanno questa appunto capacità di modulare e ridurre gli effetti degli inquinanti ambientali sulla salute. E ovviamente nutraceutici, sostanze quindi che in qualche modo ci permettono di resistere all'impatto ambientale. Quindi ci sono una serie di condizioni che noi attiviamo, le cosiddette misure di resilienza. Il progetto di ricerca EcoFood Fertility valuta appunto sia i danni più precoci sulla salute umana, considerando appunto i biomarcatori riproduttivi come sentinelle della salute ambientale, ma anche come in qualche modo difendersi. Abbiamo ultimamente fatto degli studi interessanti, scoprendo per la prima volta al mondo la presenza di altre sostanze che oggi vengono considerate fortemente impattanti sulla salute del pianeta, come le microplastiche. L'abbiamo pubblicato a gennaio 2023 per la prima volta la presenza di microplastiche nelle urine e a luglio 2023 la presenza di microplastiche nello sperma. Considerate che le microplastiche, oltre che ad avere gli effetti estremamente negativi sulla salute quindi generale e riproduttiva, hanno e portano con sé una serie dunque di sostanze come metalli pesanti, PCB, quindi fanno da carriera ad altre sostanze notoriamente tossiche per la salute e per il sistema riproduttivo. Il convegno che oggi abbiamo quindi seguito è un convegno in cui tutti i migliori esperti d'Italia si sono quindi riuniti per parlare di medicina quindi funzionale e le nuove fonti della medicina, la medicina personalizzata, la medicina predittiva, preventiva. Mi raccomando il corso di formazione che partirà ad ottobre, molto importante per conoscere gli strumenti più avanzati per una medicina personalizzata, predittiva e quindi una medicina che cura veramente le persone. Il corso, come dicevo, inizierà a ottobre, finirà a marzo, ci saranno i più grossi relatori del panorama nazionale e anche internazionale
e quindi io raccomando molto la partecipazione a chi invece vuole fare un avanzamento nelle proprie conoscenze medico-scientifiche.